città. E come le città-stato greche potevano essere anche nemiche, ma tendenzialmente erano amiche quando arrivavano i pericoli grossi, quando arriva il persiano Dario o il figlio peggiore Serse, si uniscono e asfaltano i persiani. Poi verranno asfaltati dal fuoco nemico, questo magari ne parliamo dopo, perché ricordatevi che il fuoco nemico vi ferisce, chi vi uccide è sempre il fuoco nemico, sempre. E i greci lo dimostrano, cosa che fate fuori dopo tutto, cioè da Alessandro Magno, il cui tutore era Aristotele, e poi vediamo chi era Aristotele. La rete di liste civiche si dovrebbe ispirare alla democrazia diretta svizzera. Gli svizzeri non sono Einstein, ma hanno lo strumento. In natura, se hai lo strumento, lo usi. La maggioranza degli erbivori hanno i canini come difesa, a punta. Chi vuole l'elefante ha i canini come difesa. I nostri canini sono arrotondati. Non servono per mangiare la carne, questo non lo dicono. Questo anche per collegarmi al fatto di saltare il pasto, che igienisticamente è giusto. 200 anni fa i medici igienisti americani dicevano le stesse cose, mangiare prima il prodotto e il cotto. Il vegetarismo è stato parte della scienza medica ipocrita, che era pitagorico, cioè da vegetariani, tutti i pitagorici, i filosofi greci a parte di storia. Detto questo, perché gli svizzeri, che non sono Einstein, hanno uno strumento? Perché le condizioni loro geografiche hanno permesso 200 anni fa di avere un referendum svizzero. Che cos'è il referendum svizzero? È un referendum legislativo che diventa legge svizzera, senza quorum. Il 13 giugno loro voteranno per togliere al governo svizzero qualsiasi potere di lockdown. Ovviamente tutti mandano un conto. Sono gli stessi che fecero il referendum moneta intera, quello per togliere il segnalato bancario alle banche commerciali e alla banca centrale, che sono riusciti a arrivare al 25% di sì. Qui in sala c'è Pietro Bonamarco, che ha avuto l'idea di fare la lista civica a San Giuliano Milanese, tutta con punti anti-covidioti. Sì, lui ha avuto l'idea di fare un gruppo Facebook, di raccattare due gruppi Facebook di covidioti di San Giuliano, tutti non covidioti, e di metterli nello stesso gruppo Facebook nascosto. Abbiamo fatto dei punti per la lista civica di San Giuliano Milanese, che ci piacerebbe venissero replicate da da una rete di liste civiche, ma indipendenti, non generalizzate. Vi leggo solo il punto 38 per farvi capire la cifra di questa lista civica. Creazione di un gruppo di studio per l'istituzione del Tribunale della Libertà. E in particolare l'ex premier Giuseppe Conte, sconfitto in tribunale dallo studente Marco Gialluccio nel primo anno a Macerata, e Mario Vilde Bertrati, processati a parte i casi speciali come Roberto Lomedico Speranza e Vincenzo Lanciafiamme di Luca. I processi verteranno sulle normative, addirittura atti amministrativi, liberticidi e totalmente anticostituzionali, messi in atto con l'avallo di tutti i partiti presenti in Parlamento, che accettano prima un premier per cui la giurisprudenza è una materia ostica. Poi un premier nato e cresciuto in Goldman Sachs 8 volte al Bilderberg, definito dall'ex presidente della Repubblica Cossina, un vile affarista che se fosse diventato presidente del Consiglio avrebbe venuto in Italia sotto un processo a Goldman Sachs. Ci speriamo alla denuncia finale del giudice Angelo Giordano. Per dirvi, questa è la lista civica. Non è che ci occupiamo solo di 30 rifiuti da lavello con i grillini, con i garanti e con i vicini stradali. Volevo chiudere sul fatto di cos'è la democrazia e cosa non è. Allora, la democrazia non è mai esistita nel mondo a parte di Sparta e Atene. Anche Sparta aveva la democrazia diretta, perché solo la democrazia diretta è democrazia. L'Italia, con la sua Costituzione che è fatta da padri costituenti ritardati, adesso vi spiego perché, non è una democrazia, è un'oligarchia dove 900 parlamentari, adesso sono diventati 600, poi diventeranno 100, poi 20. Non è una democrazia, si chiama oligarchia, quando 900 persone comandano 60 milioni si chiama oligarchia. Gli svizzeri invece fanno le leggi, scrivono le leggi, i cittadini, 1% dei cittadini scrivono la legge, va al referendum senza quorum e dimettersi. Quella è una democrazia diretta, che si ispira da Atene, ma anche da Sparta. Perché sono ritardati i padri costituzionali, senza eccezione? Innanzitutto hanno permesso che l'esecutivo facesse il legislativo, proprio permesso, cioè il decreto legge. È l'ABC di qualsiasi costituzionalista che l'esecutivo fa l'esecutivo, il governo non fa le leggi, il legislativo fa le leggi e non fa altro,
e il terzo potere giudiziario fa applica le leggi, punto. Già qua siamo alle ritardo mentale totale, ma la cosa più grave è che non hanno messo il quarto potere più importante, cioè l'emissione della moneta creata dal nulla e accreditata invece che debitata. Negli anni 70, 80, 90 arriverà Aurini a spiegare questa cosa molto banale, il signoraggio bancario. Poi arriverà la tesi di laurea nel 2007 di Tamburo che spiegherà bene il signoraggio bancario delle banche commerciali. Altro motivo per cui pare che i studenti erano dei metri ritardati è che la Costituzione svizzera ci impisce in testa la nostra da ogni parte, tanto è vero che il referendum svizzero può cambiare anche la Costituzione. Vi ricordo che l'1% dei cittadini raccoglie delle firme, scrive il quesito e non è il plebiscito alla Mitterrand, dove Mitterrand scriveva il quesito, o alla Grillina, dove i dirigenti grillini scrivono il quesito. Volete voi votare Draghi, tanto bello, bravo e buono, che metterà le leggi sull'ambiente, tutte queste varie cazzate, sempre col garante, con l'omicida stradale, col supermercato per stufo. Arriviamo alla sintesi, questa è la mia proposta. Io ho 44 punti che sono ancora una bozza, diventeranno 60, ma l'indirizzo dei punti è questo, quello che vi ho letto. Questo secondo me è l'unico modo di fare politica da polis. Rete di liste civiche. Con i coglioni ovviamente. Nel senso, non Draghi con le palle sotto. Quando sono le elezioni a San Giuliano, ricordacelo. Poi il presidente Tapparella le ha spostate a metà ottobre. Metà ottobre. Ok. O Paperella.